Il 2020 è stato un anno di intensa attività per Explore Lab. Allestiti 3 punti di scoperta del territorio che sono stati, prima che la pandemia bloccasse il turismo, fulcro di progettazione turistica transfrontaliera. Dalla riunione sul cibo civile all'evento autunnale del Biking Gal a cura del Gal Canavese, passando per Tour Bus, che ha unito il Gal Valle di Lanzo, Charonne e Casternone con l'Office du Tourisme du Saint-Gervais. Explore Lab è stato presente alla Fiera del Turismo Montano a Rimini, ma anche a Una Montagna per Tutti, rassegna invernale per la scoperta del patrimonio naturale e culturale del territorio. Realizzato un nuovo strumento dedicato alla scoperta, alla promozione e alla fruizione turistica. Una mappa interattiva online, aggiornata con le risorse turistiche presenti sul territorio, Valli di Lanzo Experience, per dare visibilità e ottimizzare la fruizione di tutte le attrattive turistiche locali. Attivato anche un servizio che comunica quali servizi gli operatori turistici intendono offrire dopo la pandemia, con informazioni aggiornate periodicamente. Realizzato anche lo studio e la produzione di un manuale per l'avvio di un sistema monitoraggio turistico locale, oltre alla sperimentazione di sistemi di monitoraggio innovativi. Anche l'Unité des Communes Val d'Autun Grand Paradis non si è fermata. Un successo la seconda edizione di Modlen a settembre in Val Grisange, vallata valdostana fra le più significative per la tradizione artigianale laniera europea, anche per la presenza della pecora autoctona Rosé. Explore Lab ha permesso anche in Val d'Aosta, in Francia, di contribuire a migliorare la qualità del sistema turistico territoriale, in una logica di sostenibilità. Rafforzate le iniziative turistiche sul territorio con eventi turistici, laboratori di educazione ambientale all'aperto per i bambini, escursioni in e-bike ed esperienze di scoperta della natura a piedi. Sono stati anche acquistati ed installati strumenti di monitoraggio turistico innovativi come gli ecocontatori.